giochi e preghiere al racconto dei giovani padovani della comunità di Sant'Egidio che hanno trascorso le vacanze con i profughi in Sicilia. Oltre il danno, la beffa per un gruppo di ragazzi derubati in piscina. I ladri scattano e mandano foto con i cellulari bottino del furto. Fiamme in una casa, piove di sacco, mamma e figlio di 8 anni rimangono intossicati dal fumo sprigionato dalla cameretta del bimbo. Quarantenne padovana fermata mentre imbratta una statua di Prato della Valle, si giustifica così con i vigili: hanno sbagliato il restauro, lo sto correggendo. Primo test per la viabilità della stanga dal 17 agosto con un'ordinanza, il comune spegne il semaforo e prova la rotatoria che sarà pronta a settembre. Per non rimanere soli a casa in questo ferragosto, pranzo con gli anziani padovani, tra canti e frutta fresca si divertono come ragazzini. A settembre riprenderanno le aperture serali della Cappella degli Scorvegni, a novembre intervento sui danni del fulmine dell'anno scorso. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura l'emergenza profughi. In questa settimana vi abbiamo più volte raccontato l'arrivo dei profughi in Veneto, 722 ne arriveranno nei prossimi giorni. Ora però vi mostriamo un'altra faccia dell'accoglienza, le immagini di alcuni ragazzi padovani della comunità di Sant'Egidio che hanno fatto un'esperienza unica nel loro genere. Per 3 giorni sono stati in Sicilia insieme ai profughi che sono ospitati nelle strutture d'accoglienza dell'isola. L'altro volto dell'accoglienza dei profughi sono questi sorrisi, momenti in cui il gioco e la preghiera diventano educazione all'integrazione. Il luogo è un simbolo, la spiaggia che accoglie le lacrime dei migranti si trasforma per loro in gioia. Queste immagini arrivano da Catania, loro sono i ragazzi padovani della comunità di Sant'Egidio che hanno deciso di fare una vacanza particolare. Una 3 giorni di giochi, dialogo e integrazione che ha visto radunarsi centinaia di giovani e migranti presenti nelle strutture d'accoglienza siciliane. Io e i miei amici siamo in vacanza qua, a Catania. Vogliamo essere in vacanza, ma anche vivere una vacanza umana e solidale. Ecco perché abbiamo scelto di divertirci anche a un gruppo di giovani immigrati. Con loro giochiamo, ci divertiamo e veramente vogliamo vivere l'integrazione, capendo che vivendo e stando a contatto con loro possiamo abbattere le barriere dei pregiudizi. Il messaggio che i ragazzi come Anna vogliono lanciare è che i problemi non sempre sono un'emergenza. Al di là degli slogan e della politica, c'è anche un'altra strada: incontrarsi e fare festa. Adesso stiamo formando le squadre, che come vedete qui alle mie spalle si stanno organizzando, ci siamo tutti, i ragazzi del Carabineo, ci sono i ragazzi dei diversi SPRAR, dei diversi centri di accoglienza, ci sono gli amici dell'Educandato, delle varie strutture. Ci sono tanti giovani per la pace da tante parti d'Italia, Trieste, Padova. Oltre al gioco, anche la preghiera e soprattutto il ricordo delle vittime, delle migliaia di uomini e donne e bambini inghiottiti dal mare durante i viaggi della speranza. Carichi di questa esperienza, ora i ragazzi padovani faranno ritorno in città. Continuate a dire la vostra sull'emergenza profughi attraverso il quesito del TG Linea Aperta di questa settimana. Meglio l'accoglienza in un hub o l'accoglienza diffusa? Inviateci sms al numero che vedete in sovraimpressione o scrivendo una mail a padova@reteveneta. E siamo alla cronaca: ladri beffardi rubano i cellulari a un ragazzo padovano mentre è in piscina con gli amici e poi, non soddisfatti, scattano le foto e gliele inviano proprio alla vittima del furto. Anche per fare il ladro serve un po' di furbizia, evidentemente però c'è qualcuno che tanto furbo non è e soprattutto non se ne intende di tecnologia. La storia sembra rubata alla trama di un film. Qualche settimana fa, infatti, un paio di borseggiatori hanno fatto incetta di cellulari in una piscina pubblica del Padovano, rubandoli anche a un gruppetto di ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Quando i giovani sono riemersi dall'acqua, gli smartphone erano spariti ed erano ovviamente spariti anche i ladri, ma poi sono ricomparsi sul computer della vittima. I borseggiatori infatti non sapevano che i cellulari di nuova generazione sono collegati direttamente con il personal computer del proprietario. In sostanza, quando si fa una foto, oltre a comparire sul dispositivo portatile, compaiono automaticamente anche sul PC. Si tratta di un programma che si chiama iCloud e che serve per tenere più libera possibile la memoria dei telefonini. Ebbene, il ventenne derubato, 15 giorni dopo il furto, ha aperto il PC e ha visto le foto di un uomo e una donna in una camera da letto intenti a fotografare.
passi. Era chiaro che quelle foto le avevano fatte i ladri, e che ovviamente nulla sanno di quella tecnologia che consente di ricevere le foto in casa, e sono andati avanti per giorni a farsi le fotografie. Il ragazzo ha immediatamente avvisato gli amici e tutti sono corsi a guardare sul PC per capire se anche loro avevano ricevuto le foto dai borseggiatori. E infatti così è stato per altri ragazzini derubati. Le vittime sono immediatamente corse dai carabinieri ad aggiungere questo importante dettaglio alla denuncia già presentata il giorno del furto, e adesso i ladri hanno le ore contate. Brutta avventura per tre ragazzi di Cittadella che si sono persi ieri sera sul Monte Civetta. I tre escursionisti avevano lasciato il sentiero di sera e hanno chiesto aiuto intorno alle 20:30. Così una squadra del soccorso alpino della Valle di Zoldo sono riusciti, dopo alcune ore di ricerca, a rintracciarli e a portare le cure ai ragazzi. Uno di loro, infatti, per la stanchezza aveva la febbre. Sono stati tutti e tre recuperati e stanno bene. Ed ora in breve altre notizie di cronaca da Padova e provincia. Incendio ieri pomeriggio a Piave di Sacco. Per cause che sono ancora in via di accertamento da parte dei pompieri, ha preso fuoco la camera da letto di un'abitazione che si trova in via Tessari. Dentro c'era una donna di 45 anni e suo figlio di 8. La donna è rimasta lievemente ferita alle mani perché ha tentato di arginare le fiamme nell'attesa che arrivassero i pompieri. Il piccolo invece è rimasto intossicato dalle fiamme. Sono stati portati in ospedale. Nessuno dei due è grave. Indagano i carabinieri. Fiamme questa mattina all'ex seminario di Silvazzano Dentro. Per cause accidentali, forse una candela lasciata accesa, hanno preso fuoco alcune sterpaglie di immondizia che si trovano nella struttura abbandonata, che spesso è utilizzata dagli stranieri senza fissa dimora. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti che questa mattina all'alba hanno visto il fumo alzarsi in cielo. Il fuoco è stato spento nel giro di mezz'ora. All'origine delle fiamme una distrazione. Chi ha restaurato questa statua ha sbagliato, stavo solo riparando ad un errore. Ha risposto così alla polizia municipale una donna beccata a scrivere con un pennarello su una statua in Prato della Valle. La quarantenne padovana, che ora rischia una multa fino a 3.000 euro, ha risposto con convinzione agli agenti che l'avevano fermata. Secondo lei i restauratori avevano fatto un pessimo lavoro e lei vi stava ponendo rimedio, anche perché ha detto questa statua è di tutti e quindi anche mia, ma non ha convinto i vigili che l'hanno denunciata ugualmente. Sarà il caldo agostano ad accendere gli animi, oppure una donna rubacuori sta facendo uscire di seno gli uomini di Agna. L'altra sera in due sono venuti alle mani per gelosia reciproca. Un 49enne pregiudicato di Cavarzi ha minacciato con un coltello e sferrato un pugno in faccia al rivale di 42. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il veneziano è stato denunciato e l'altro soccorso dal 118. La rivoluzione della viabilità alla stanga lo stiamo osservando quotidianamente, soprattutto gli automobilisti che passano nell'incrocio. Ebbene, nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto verrà attivata la rotatoria. Il programma dei lavori prevede che dalle 21 alle 23 del 17 agosto ci sia la disinstallazione dell'impianto semaforico, poi dalle 23 alle 12 del giorno dopo ci sarà il posizionamento dei New Jersey e la realizzazione della segnalettica orizzontale gialla del cantiere con il posizionamento della segnaletica verticale, e così il primo test sulla viabilità. Ed ora le immagini del tradizionale pranzo a vigilia di Ferragosto per non lasciare soli i nostri anziani. Sulle note di una delle canzoni più famose al mondo si anima la festa, un pranzo di Ferragosto per non far sentir soli gli anziani padovani rimasti in città in questi giorni d'estate, e sono loro i veri animatori della giornata. Una musica dolce suonava tanto per me. Pasta, carne e verdure e poi la classica anguriata, riparati dal caldo qui al centro diurno anziani a casa propria di Piazza Castello, gestito dalla cooperativa FAI. Gli ospiti chiacchierano e si divertono. È una giornata speciale. Tra di loro l'immancabile Tosca, la più grande del gruppo, 99 anni a novembre, ecco il suo segreto. Tenivo tanto lavoro a mia vita, però ho anche il carattere che adesso, anche se mi riprendo, faccio... Non stavo mai ferma. Signor Umberto, allora cosa le piace di questa giornata? Mi piace tutto, perché è come se io mi trovassi ancora a Napoli, perché io sono un emigrante dal sud da Napoli che vengo qui a Padova per i miei figlioli che lavorano qui. È bellissimo, sinceramente, non pensavo che fosse così bello trovarsi in compagnia, meglio che stare a casa da sola.
Un pomeriggio di giochi e sorrisi, un toccasana per loro. In questi giorni di agosto sono molte le iniziative dei centri diurni cittadini per far compagnia ad una categoria fragile e a rischio con quest'afa. Un modo per stare insieme e per festeggiare anche questi momenti con alcuni familiari, con alcuni bambini e anche per far vedere l'allegria di stare insieme. In questo fine settimana di Ferragosto i musei della città saranno aperti, ma per la Cappella degli Scrovegni a settembre ripartono anche le aperture di sera. Da settembre dovrebbe ripartire il servizio, questa volta però non in misura provvisoria ma in misura stabile, per un biennio rinnovabile per un altro biennio, dell'apertura serale della Cappella degli Scrovegni, dalle 19 alle 22. Manca solo la firma del contratto definitivo e poi tutto è pronto per far ripartire le aperture serali della Cappella degli Scrovegni. La gara d'appalto per il servizio è stata vinta dalla cooperativa Giotto, che garantirà accoglienza, biglietterie e visite guidate fino a novembre, poi durante le festività natalizie e poi di nuovo a partire da marzo. Il gioiello di Giotto intanto a novembre, in occasione dell'annuale revisione dello stato di salute degli affreschi, subirà anche un intervento di manutenzione predisposto dall'Istituto Centrale per il restauro dopo i danni provocati dal fulmine un anno fa. Il fulmine aveva fatto cadere la croce posta al di sopra della cappella. L'Istituto Centrale del Restauro di Roma ha deciso di riallocarla intervenendo sulla cappella. L'amministrazione comunale ha deciso quindi di concerto di intervenire anche per un'attività manutentiva del tetto, che in ogni caso ad oggi non presenta alcun tipo di pericolo, e per l'allocazione anche di un parafulmine che maggiormente protegga la cappella da eventi atmosferici imprevedibili. L'intervento costerà 400.000 euro, finanziato dalla Fondazione Cariparo. La cappella insieme al Polo Museale di Padova resterà aperto in questa fine settimana di Ferragosto. Intanto buoni i dati sulle affluenze nei musei. Nel 2014 si sono registrati 440.000 visitatori, il 6,4% in più rispetto al 2013, e nei primi 7 mesi di quest'anno le presenze sono ancora in aumento. Ed ora scopriamo che tempo farà in questo fine settimana di Ferragosto. Padova prevediamo per domani una nuvolosità variabile che durerà tutto il giorno, sui rilievi, sui colli potrà esserci qualche fenomeno, però questa nuvolosità, ripeto, che in modo irregolare non dovrebbe essere accompagnata poi da piogge diffuse. Invece per domenica, ecco, i sistemi perturbati si fanno più intraprendenti, scendono verso la pianura anche, quindi già la tarda mattinata, nel corso della giornata, provocheranno dei temporali che localmente potranno essere anche intensi e delle precipitazioni naturalmente estive. E questa è una situazione che sarà accompagnata anche da un abbassamento delle temperature, che hanno raggiunto livelli massimi nei giorni scorsi, quindi si abbasseranno notevolmente. Per domani 23-24 gradi le minime, ancora oltre i 30 le massime, ma non saranno più i 36-37, potranno essere i 31-32 gradi. Per domenica invece le minime più o meno rimangono le stesse, ma le massime probabilmente non raggiungono nemmeno i 30 gradi, quindi un riassestamento verso i valori normali, perché questi sarebbero i valori medi di questo periodo. Focus Ferragostano questa sera su Rete Veneta, ospiti del direttore Luigi Bacialli. A partire dalle 21.05 ci saranno Giovanni Giusto, Gianni Girotto, Gaia Righetto, Giorgio Zacher, Roberto Bazzarello, Pasquale Casale, Marco Paccagnella e il disegnatore Paolo Ongaro. Domani invece alle 13.15 lezioni di pittura, a seguire agricoltura, alle 15 il Santo Rosario, alle 17.50 idea formazione, a seguire la parola del Signore. E TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.